Con Mister Magliano a pochi minuti dall'inizio del primo allenamento della stagione dell'Olmo, che è una delle prime squadre di eccellenza a partire, la seconda per precisione perché ha già iniziato il Cornigliano. Allora, Mister, dove eravamo rimasti? Sono passati 6 mesi, cioè metà anno solare a tutti gli effetti. Con quali stimoli riparti in una squadra che di fatto ha cambiato pochissimo? Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alla 21ª di campionato, eravamo rimasti a una posizione di classifica spettacolare per noi, eravamo rimasti a un equilibrio, a un'idea di calcio e a un percorso assolutamente positivo. E hai detto tu una cosa che è fondamentale, non abbiamo cambiato pressoché niente o molto poco, e quindi l'idea è di ripartire perlomeno da quello che non sono i numeri, ma sono le idee, perlomeno dalle idee che avevamo dove eravamo rimasti. Ecco, diciamo, mi hai già dato lo spunto per quella che era la seconda domanda, cioè quest'anno molte società, cioè alcune società hanno cambiato tanto, altre hanno cambiato pochino, più del solito ci sono state squadre che non hanno cambiato nulla, penso in promozione al Pedona, penso voi in eccellenza, perché dal tuo punto di vista la scelta di cambiare poco può pagare a lungo termine? Ma io parto da un presupposto, noi siamo una società che ha delle risorse limitate rispetto ad altri, però abbiamo sempre avuto da quando ci sono io un'idea di territorialità e un'idea di valorizzare determinate risorse interne. E se io prendo la squadra dell'anno scorso aveva tantissime caratteristiche che rispondono alle peculiarità che ho detto prima, territorialità quasi tutti del posto, tanti giocatori che sono usciti dal settore giovanile, qualche giovane, posso dire Chionetti dell'anno scorso, posso dire Angeli che sono arrivati da fuori, se no tutti gli altri, diciamo così, fatti da noi. Abbiamo avuto una primavera decisamente travagliata che ha portato sicuramente tante società a fare determinate scelte dal punto di vista delle risorse economiche, perché penso che questo sia uno dei pochi anni, dal mio punto di vista, che le società abbiano assolutamente la giustificazione più che plausibile nel dover fare determinate scelte, parlo a livello di risorse economiche. Da lì in poi noi abbiamo proseguito per il nostro cammino, abbiamo avuto appunto delle limitazioni su quello che potevano essere le risorse da poter investire, abbiamo deciso che la cosa migliore era cercare di distribuire quello che avevamo sui giocatori che avevamo, non andare a cercare nulla da fuori per un semplice motivo che molto spesso quelli che possono magari portare qualcosa di veramente importante non possono rientrare nei nostri budget, quelli che invece possono rientrare nei nostri budget, dal mio punto di vista, non hanno nulla di più o perlomeno è da dimostrare che abbiano qualcosa di più rispetto ai giocatori che abbiamo noi in casa. E quindi io sono partito con l'idea di dire alla società portiamo avanti questo gruppo e la società l'ha condiviso e abbiamo trovato da quel punto di vista lì un'unione di intenti. Il motivo per quello che riguarda l'Olmo è quello, per quello che riguarda le altre società non lo so e in tutta onestà penso che probabilmente in certe circostanze si sarà verificata una circostanza simile o situazioni simili e per altre saranno scelte opportune loro, quindi non entro nel merito. Chiaro. Ecco, uno dei temi di questa nuova stagione, oltre al ritorno dopo il coronavirus, sarà quello dei giovani, perché per alcuni potrebbe essere un'opportunità, per altri può rischiare di essere un freno, una limitazione, soprattutto per quelle società che erano già virtuose nell'utilizzo dei giovani in campo. Dal vostro punto di vista, voi come siete in questo senso? Io per quello che riguarda i giovani sono moderatamente sereno, nel senso che ho dei giovani che sono abbastanza pronti perché già anni che si allenano con noi, faccio un esempio, Costa che è un 2003 o Audisio che è un 2002, che 1 e 2 anni che fanno l'annata intera con la prima squadra, quindi dal punto di vista sia mentale che fisico sono assolutamente pronti. Indubbiamente, per quello che ripeto, parlo per Casa Olmo, per quello che mi compete, indubbiamente questa è una circostanza particolare per il semplice motivo che l'anno scorso si era cambiato radicalmente da 4, eravamo passati a 2, io pensavo che più o meno le scelte fossero quelle di rimanere a 2 o mal che vada o ben che vada, come volete, si poteva passare a 3.
I quattro, ritorniamo ai discorsi di 2 anni fa. Aggiungo una cosa. Io ho la fortuna di avere 11 giocatori anziani. Mi fa un po' ridere dire anziani, perché pensare a Davide Magnaldi anziano, che è un 99, mi fa assolutamente ridere. Però io ho 11 giocatori anziani, e lo dico anche con un pizzico di soddisfazione, magari anche un po' un pizzico di presunzione. Penso che tanti di questi giocherebbero in tante squadre d'eccellenza. Ce li ho io in casa. Probabilmente, se noi saremo capaci di essere intelligenti e gestire bene l'equilibrio adeguato tra giovani e vecchi, tra scelte, tra equilibrio di campo e tutto un po', io penso che possiamo essere l'olmo di sempre: fastidiosi, rompiscatole. Faticare assolutamente, perché è il nostro pane, deve essere così, però essere anche in grado di toglierci qualche soddisfazione. Se invece questo equilibrio, soprattutto per quello che riguarda giovani, vecchie, scelte e tutto un po', dovesse portare qualche problemino, dobbiamo essere bravi a gestirlo nella maniera opportuna. Grazie.